A Parigi andavano i mercati verso mezzogiorno, quando le bancarelle smobilitavano. Raccoglievano i mucchi di rifiuti, gli anemoni spampanati, le giunchiglie appassite, le rose decapitate. Con molta cura le facevo ancora vivere per qualche giorno. Cambiavamo abitazione come si cambia un cappotto, ma ogni stanza era sempre una casa. Lovra cercava Emilio con efficienza e quando reperiva il suo indirizzo bisognava cambiarlo. I libri e la macchina da scrivere erano gli unici beni che cercavamo sempre di portarci appresso. Per il resto, i nostri averi entravano tutti in una sola valigia. Emilio ed io traversavamo la Francia nella folla dei profughi, verso sud, sempre più a sud, sperando che sulla riva di un fiume, dietro le mura di una città, nei boschi di qualche collina, saremmo riusciti a trovare un nucleo di resistenza armata alla quale aggregarci, ponendo fine così alla nostra fuga. Ma non c'era nulla. Il documentario La mia casa e i miei coinquilini, il lungo viaggio di Joyce Owusu, parla della vita di Joyce Owusu. È diviso in varie epoche, l'epoca di quando lei è stata partigiana, poi la parte sarda e la parte della Turchia. Questo documentario non vuole parlare di tutta la vita di Joyce Owusu, ma vuole essere uno stimolo per leggere poi i libri e approfondire la sua figura. Nel documentario ho cercato di usare la poeticità che lei usa nei suoi libri e quindi avvicinare lo spettatore a lei tramite la poesia. I guerriglieri dello Zimbabwe e i comunisti iracheni non avevano mai sentito parlare di Emilio Owusu e io ero solo io e la moglie di nessuno.